Ciao, qui riprendi. Breve video per aprire insieme 5 bustini di Wizzy, si pupazzetti in offerta adesso all'Esselunga. Prima di tutto devo ringraziare una persona il cui nome resterà top secret perché è stata lei a procurarmele, quindi il video possiamo farlo grazie a lei. Io ho esplorato un pochetto la bustina prima, si chiamano Wizzies, beh, direi perché Wizard significa mago. E sono marchiate Esselunga, ma mi chiedevo chi avesse fatto in realtà questi pupazzetti. Qua dietro c'è scritto che sono prodotti da una certa compagnia chiamata EU Promotions, che non avevo mai sentito. E ci deve essere una specie di altro concorso o offerta. Qua suggerisce di levare la linguetta. Facciamo insieme un regalo alla tua scuola. La mia scuola è vecchia. Che c'è qua dietro? Niente, c'è solo scritto Esselunga, quindi probabilmente. Ah sì, invece c'è un codice, vedo qua dietro c'è un codice a barre, deve essere questo è il segreto del concorso. Probabilmente, ecco qui, su esselunga.it si scoprirà qualcosa e ci sarà un concorso legato a questi codici a barre. Va bene, mettiamolo da parte adesso e apriamo le bustine. Velocemente le apriamo tutte insieme e poi controlleremo quali personaggi avremo trovato. Ecco qua qual è il nostro bottino. Non abbiamo avuto tanta fortuna perché su 5 personaggi 4 sono doppioni. Comunque abbiamo trovato Cedric Diggory, che è questo pupazzetto qua nel mezzo. E lo avviciniamo un pochetto. Sono molto piccoli questi personaggini, ma decisamente ben fatti, non sono brutti per niente. E hanno tutti quanti una funzioncina. Praticamente sotto il piedistallo è scritto un incantesimo, ma è scritto in maniera che non si possa leggere. Ci sarà bisogno di una piccola magia per leggerlo. Una grande magia, perché in realtà non funzionano benissimo. Dovrebbero cambiare colore. Ho visto che mettendolo a contatto con un cubetto di ghiaccio un pochino si scuriva la scritta. L'incantesimo sotto il piedistallino del nostro Cedric si chiama Aguamenti. E anche due begli occhioni verdi lui. Invece l'altro che abbiamo trovato è questo qui, che è Remus Lupin, ne sono convinto, perché non li hanno colorati, ma ci sono anche scolpiti dei baffetti sul suo faccino. Non so se riuscite a vederli. Comunque anche lui è carino, è espressivo, una bella posa. Sono ben fatti, tanto piccoli. E nella bustina non c'è niente, non c'è una checklist, non c'è scritto il nome del personaggio, quindi ho dovuto fare un po' di ricerca. Dunque, qui sotto invece l'incantesimo, che di nuovo non possiamo leggere così, ma con un cubetto di ghiaccio dovremmo riuscire a leggere. Questo incantesimo si chiama Confundus e sono così piccini che il mio telefono sta impazzendo per metterli a fuoco. Comunque vedete che si intravede un pochetto la scritta. Bene, questo era il nostro assaggio dei piccoli Wizzies. Io so già che vedendo questo video qualche mio collega inizierà a chiedermi di vari doppioni, ma insomma, più o meno sono già stati tutti piazzati. Allora, mi raccomando, fateci sapere cosa ne pensate nei commenti qui sotto. Se il video vi è piaciuto potete cliccare su mi piace, condividerlo, iscrivervi al nostro canale e potete seguirci anche su Facebook e su Instagram. Ciao!